Domenico Gatto, ex comandante della Polizia Municipale di Montecatini, era stato ospite da noi a primo piano nell'ambito di quei controlli straordinari ad inizio pandemia che 2 anni dopo sono finiti al centro dell'inchiesta giudiziaria che lo ha portato a finire agli arresti insieme ad un altro agente del comando. Secondo l'accusa, il comandante e i suoi agenti a partire dal 2020 avrebbero operato nel loro lavoro con metodi oltre la legalità, con persone portate in comando e lì tenute per ore senza motivo, tentate con concussioni con gli spacciatori, calunnie e utilizzo di segreto d'ufficio. L'ex ispettore Domenico Gatto si è avvalso della facoltà di non rispondere di fronte alle domande del giudice nell'interrogatorio di garanzia. Intanto l'avvocato rigetta tutte le accuse una per una e lancia una serie di dubbi sull'inchiesta giudiziaria che ha coinvolto il suo assistito. Uno dei principali denuncianti è figlio di un ispettore di polizia della questura di Montecatini. Quando sono dei certi gradi così stretti parentela, le indagini non le fa il corpo a cui appartiene il soggetto. L'incompatibilità della questura con queste indagini dunque sarà uno degli spunti difensivi a favore del comandante nel corso del procedimento. Gatto per il momento rimane agli arresti domiciliari, mentre nel comando della Polizia Municipale di Montecatini è stato nominato il suo sostituto, Francesco Bartoli, nominato dal sindaco con un decreto urgente per poter continuare la normale attività della Polizia Municipale in città.